Sul piatto della capitale ci sono punti importanti, punti da conquistare per migliorare la classifica, per staccare una diretta concorrente. Roma-Juventus non è una partita come le altre, è una grande classica del calcio italiano, uno di quei match che ti fa vibrare, sempre. Dallo stadio Olimpico di Roma, buonasera ad Enrico Zambruno, è la 21esima giornata del campionato di Serie A 2021-2022, giallorossi contro bianconeri, di fronte ancora una volta, per l'ennesima volta, per dare spettacolo, per risalire la china in classifica, ci ascoltiamo l'inno della Lega Serie A, o generosa, e poi le formazioni. Le scelte dei due allenatori a partire dalla Juventus di Massimiliano Allegri, oggi squalificato il nostro mister, c'è in panchina il vice Marco Landucci. Allora la formazione 4-2-3-1 con Szczęsny tra i pali, Cuadrado, Rugani, De Ligt e De Sciglio in linea difensiva, Locatelli e Bentancur a schermo di fronte alla retroguardia con McKenny, Dybala e Chiesa alle spalle di Moise Kean. Questo l'11 scelto da mister Max Allegri. Dall'altra parte, per quanto riguarda la Roma, José Mourinho si mette 3-5-2, questo è il suo schieramento, con Rui Patricio in porta, Ibañez, Cristante, Smalling in difesa, Maitland-Niles insieme a Pellegrini, Veretout, Felix Afenaghian e Vigna, là davanti Abraham e Mkhitaryan, oppure là davanti Abraham insieme a Afenaghian, con Mkhitaryan che andrà a fare la mezzala di sinistra. E questo è il dubbio tattico per quanto riguarda il tecnico portoghese, ma lo scopriremo a pochi minuti dall'inizio del match. E allora via, si parte, buon divertimento con Roma Juventus, la 21esima giornata, il campionato di Serie A. McKenny vuole girarsi dall'altra parte per Paolo Dybala, è una buona idea questa, la gioia mette giù, pallone meraviglioso, va l'argentino, punta la porta, Dybala la conclusione, Rui Patricio, la parata centrale del portoghese. Pronto a ripartire, attenzione al cross, il traversone che plana in mezzo, colpo di testa di Smalling, poi colpo di testa, Szczęsny, la parata di Szczęsny, bene così, la tiene lì. McKenny prova a sgusciare, va l'americano, McKenny prova a mettersi in proprio, palla dall'altra parte, ancora la Juventus con Chiesa, la conclusione da lontano, palla sopra la traversa, il primo tentativo del match a firma di Federico Chiesa, la grande sventola da lontano, palla che termina però out. Ha vari modi di battere i corner Mourinho, traversone intanto in mezzo, colpo di testa, la palla in rete, il gol di Abraham per il vantaggio della Roma, cambia il parziale all'11° minuto, Roma 1 Juventus 0, colpo di testa di Abraham. Va Abraham con il petto per Cristante, 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 la conclusione, Szczęsny la blocca a terra, Mattia De Sciglio, c'è anche la possibilità di andare a servire Chiesa, eccolo qua, viene servito Maitland-Niles, lo aspetta lì di fronte, Chiesa rientra sul destro, Chiesa la palla dentro per Dybala, una buona idea, Dybala la conclusione, Paolo Dybala, il pareggio della Juventus, 18° minuto, una parabola morbida morbida all'angolino, non la può prendere mai Rui Patricio, siamo vivi 1-1. Dybala ferma con la suola, palla strozzata per Bentancur. Bentancur sull'altro lato verso De Sciglio, va a ricevere il terzino, il suo traversore in mezzo a cercare, colpo di testa, palla fuori di Kulusevski. Che peccato, bel cross da parte di Mattia De Sciglio. Juve pericolosa all'interno dell'area di rigore avversaria. Pellegrini pronto subito a scodellarla, eccolo qua il suo traversone in mezzo, Smalling, per fortuna la palla è fuori. Ancora Roma pericolosissima,
L'ultima emozione di questo primo tempo finisce 1-1 tra Roma e Juventus, al vantaggio di Abraham all'11esimo, ha risposto Paolo Dybala al 18esimo, la Juventus che ha perso Federico Chiesa al 32esimo per infortunio, ammonito poco fa Cuadrado che salterà la Supercoppa italiana. Via, si riparte allora, buon divertimento anche con la ripresa di Roma-Juventus. Attenzione a Mkhitaryan, punta la porta Mkhitaryan, destro di Mkhitaryan, palla in rete, il vantaggio della Roma con Mkhitaryan, complice una deviazione, 2-1 per la squadra giallorossa, ha segnato l'armeno. Concentrazione da parte di Lorenzo Pellegrini, fischia l'arbitro, Pellegrini con il destro, la palla in rete, 3-1 per la Roma, un gol meraviglioso quello di Lorenzo Pellegrini che è andato a battere Szczęsny sotto l'incrocio dei pali, 3-1 per la Roma. McKennie lì vicino a cercare De Sciglio, il suo traversone in mezzo verso Ken, colpo di testa in copertura, Dybala mette giù, Dybala con il sinistro, palla contro i cartelloni pubblicitari. Arthur alza la testa, il tocco per Dybala, Dybala con l'esterno verso Morata, Morata se ne va via sulla destra, Morata il buon dribbling, Morata ancora, Morata attraverso di mezzo, attenzione, Locatelli, il gol della Juventus, ha segnato la Juve, 70esimo minuto, Manuel Locatelli, 3-2, la partita è riaperta, la Juve non muore mai e lo conferma, bellissima palla di Morata, dentro per Locatelli, grande stacco, 70esimo minuto, terzo gol in campionato di Manuel. Arthur lì vicino, il tocco per Dybala che parte da lontano, ancora Dybala si allarga a sua volta per Cuadrado, Cuadrado di fronte a un uomo, Cuadrado prova il dribbling, Cuadrado dietro a rimorchio per Arthur, Arthur verso Locatelli, Locatelli alza la testa, dentro la palla, attenzione Cuadrado, colpo di testa, lì attenzione Morata, Morata tiro, poi la conclusione e la rete, ha segnato la Juve, ha segnato Kulusevski, fuori gioco della Juventus, bandierina alzata, gol annullato a Dejan Kulusevski. C'è una valutazione al VAR di Paolo, a VAR de Meo, che stanno capendo che cosa è successo. È gol! È il pareggio della Juventus! Il pareggio firmato Dejan Kulusevski. Morata ha cambiato la partita da quando è entrato in campo. È una partita folle questa, 3-3. De Sciglio con l'esterno per Morata, dentro il pallone, attenzione di McKennie verso De Sciglio, De Sciglio può calciare, De Sciglio, De Sciglio, De Sciglio, siamo avanti noi, 4-3, ha segnato Mattia De Sciglio, è una partita pazzesca, una rimonta irreale della Juventus, qui allo Stadio Olimpico, Mattia De Sciglio, 4-3, gol pazzesco di De Sciglio, sotto il settore ospiti, va a prendersi l'abbraccio di tutti, questa è la Juve, e questa è la Juve del fino alla fine, 4-3! C'è stato un contatto, è stato richiamato da Di Paolo, va al VAR per valutare un contatto all'interno dell'area di rigore della Juventus. C'è il gomito di De Ligt. Calcio di rigore per la Roma. Fischia l'arbitro. Pellegrini, parte il tiro di Pellegrini, Szczęsny, poi Pellegrini ancora fuori, l'ha parato Szczęsny, come all'andata, a Veretout, Szczęsny dice di no, stavolta Lorenzo Pellegrini, incredibile Szczęsny, ancora una volta il grande ex che ci mette le sue manone. La squadra di José Mourinho al limite dell'area di rigore con Shomurodov. Shomurodov vuole calciare, si allarga a sua volta Carles Perez, vuole calciare Carles Perez, tiro deviato, palla fuori,
palla che lambisce il palo alla destra di Szczęsny. Locatelli largo sulla corsia di destra, l'arbitro dovrebbe fischiare in questo momento, vuole il traversone, finisce qui la partita. La Juventus vince una partita folle, pazzesca, incredibile, 3-4 allo Stadio Olimpico di Roma contro la Roma di José Mourinho. Eravamo quasi morti all'ottavo minuto della ripresa con la punizione capolavoro di Pellegrini, e poi Locatelli, Kulusevski e Mattia De Sciglio ci regalano un successo straordinario, importantissimo, poi sigillato dal calcio di rigore parato da Szczęsny a Lorenzo Pellegrini.